Sindaco, allora, Fano dei Cesari è un argomento trainante in questo periodo, l'estate si avvicina, si farà o non si farà? Beh, intanto vorrei ricordare, anche alla luce di tutti quelli che fanno i fenomeni in questi periodi, che la Fano dei Cesari ha cessato di esistere nel 2011. No, questo giusto per mettere dei puntini sulle i. La città lo richiede, io l'ho vissuto dalla prima edizione da ragazzo, da cittadino, effettivamente era una bella festa, e quindi noi pensiamo di riproporla. Abbiamo lavorato in queste settimane, ma direi da qualche mese che stiamo lavorando insieme alle associazioni che dovranno gestirla. A breve faremo una conferenza stampa con tutti i soggetti interessati, però io pongo una questione come sindaco, perché questa città cui chi fa il sindaco non può che essere innamorato, ma sotto certi aspetti è strana, è sempre contro tutto. Allora, se si decide di ripristinare un'iniziativa come questa, di valore, visto che si spendono anche delle risorse pubbliche, ci devono essere degli impegni, e cioè quello di mantenerlo negli anni, perché non può essere che ogni volta che cambia un'amministrazione c'è qualcosa, si ricomincia da capo, ed è un errore madornale. Allora, l'impegno, ma questo condiviso anche con le associazioni che vogliono organizzarla, è quello di prendersi un impegno di mantenerlo per almeno un numero di anni minimi, perché come tutti gli eventi, quando riprendono non è che si può pensare che partano subito al massimo, hanno bisogno di alcuni anni anche per valorizzarla, per farla crescere. E pensare alla Fano dei Cesari, io non la penso soltanto con la corsa delle bighe, che è il momento della Fano dei Cesari, ma io penso a una Fano romana dove c'è un progetto molto più ambizioso, molto più partecipato, molto più coinvolgente e duraturo nei giorni. Però non anticipo nulla, perché va condiviso con chi lo elabora, con chi lo organizzerà insieme all'amministrazione, e quindi nei prossimi giorni, se verremo confermata la volontà di farla, faremo una conferenza stampa. Quindi corso delle bighe sì, corso delle bighe no, corso delle bighe sì, allora? Beh no, se si fa alla grande. Ecco.